Ci inerpichiamo su per i monti e torna a Quirra. A ridosso del poligono non ci sono recinzioni e quindi il bestiame può pascolare ovunque, anche durante le esercitazioni. Pierangelo Mulas alleva capre ed è assessore all'agricoltura del comune di Villa Puzzu. Il confine ce l'abbiamo proprio dentro l'ovile, passa il confine con il poligono. Qualcuno veniva ad avvertirvi se dovevano fare delle esercitazioni? No, noi non ci hanno mai avvertito, mai. Non sapevate che cosa succedeva dietro la collina, posso dire dietro la collina? Sì, nell'altopiano, lì nell'altopiano. È un altopiano che... Cioè, noi vedevamo le esercitazioni come si svolgevano, perché il bestiame arriva anche molto oltre, però no, cioè non sapevamo che tipo di munizioni si usassero. Si parla di tanti pastori morti, li conosceva? Certo che li conoscevo, ne ho conosciuto diversi. Proprio di questa zona? Anche in questa zona. Cioè avevano gli ovili da queste parti? Uno è morto, anche il padrone che c'era, che aveva l'ovile qua prima, poi non sappiamo, è morto sempre di leucemia, di quelle cose lì, dell'infoma. Si parla di 18, di una ventina di pastori di queste zone. Sì, sì, quella cifra sono quelli accertati proprio, ma io penso che siano anche di più. Purtroppo abbiamo visto morire anche amici, più di uno.